ormai, diciamo così, in una fase dei ragionamenti sul rinnovo dell'accordo nazionale, in un momento delicato per la politica italiana e quindi per i rapporti tra mondo editoriale e politica, e quindi e non a caso parlo di politica perché i rapporti tra mondo editoriale e Parlamento e governo ci sta, è nella natura delle cose. Qui invece è proprio un ragionamento legato alla politica, e oserei dire la politica con la P minuscola, questa è un po' la questione. E quindi questa nostra proposta, che non è una proposta solo di cassetto, solo di sopravvivenza di, ma è una proposta che cerca di rimettere in piedi una filiera, anche per loro diventa poi complicato spiegare il perché non si possa affrontare questo ragionamento in termini seri, concreti e, come ama dire Giuseppe, veri. E questo è il punto sul quale ci si deve spingere in questa fase di diciamo così di campagna elettorale, diciamola in questa maniera, ma anche immediatamente nel casino che succederà giorno dopo le votazioni. Quindi con un governo che probabilmente sarà una prosecuzione del governo Gentiloni, perché non si riesce a fare una maggioranza, insomma, vabbè, vedremo che accadrà. Oh, però la mia osservazione sulla divisione del fronte padronale vuole mettere l'accento anche su questo, e cioè quando c'è un fronte padronale così diviso, e per così tanto tempo, perché non è notizia di ieri sera, insomma, poi alla fine qualcuno tenta di fare l'accordo perché una parte prevale sull'altra. Qui invece vedo che c'è una sospensione di tipo gassoso che non sta poi portando da nessuna parte. Un motivo in più, per carità, per cercare invece dalla parte sindacale di provare a forzare nei confronti dell'opinione pubblica e fare un'azione decisa. Però, insomma, normalmente questo accade. Sì, è che, come dire, la battaglia al loro interno è ancora in atto. E quindi il saltare sul carro di questa proposta per scavalcare l'altro fronte, probabilmente la devono ancora ragionare bene, perché secondo me o sono stati bravi a non farlo trasparire, ma secondo me non hanno ancora afferrato il senso politico proprio di questa proposta che è fatta. Cioè l'hanno fatta solo una questione economica, che poi anche lì bisogna valutarla, perché anche questa storia che non hanno i soldi, poi vai a vedere i bilanci, danno certi risultati, e io se ho un'impresa che faccio reddito dalla vendita, dalla pubblicità, dal valore delle mie azioni, eccetera, eccetera, alla fine quello che conta è il risultato finale dell'azienda, non quanto ho guadagnato da qui o quanto ho perso da là. Il conto, come mi piace spesso dire, lo diceva Totò, è la somma che fa il totale poi alla fine, no? Quindi i soldi li puoi andare a prendere anche dalla parte dove stai avendo maggiori utili. Io dico una cosa in più, Amilcare, le dico che reiterare affermazioni del genere dopo una fase che il cui inizio risale sostanzialmente a 2 anni fa, in cui ci sono state ristrutturazioni anche pesanti, fusioni, accorpamenti, insomma tutte operazioni contabili, scalate, ricordiamo Cairo, tutte operazioni poi di tipo contabile alla fine, in cui hanno cercato un po' di risistemare la situazione, ma non mi sembra credibile, no? Ancora piangere il morto. No, perché sono state tutte operazioni di carattere finanziario e non industriale. Questo è poi il risultato finale. È questo. Sì, certo, però intanto hanno quindi messo a posto il salotto, come dire, no? Sì,
Sì, diciamo che hanno messo a posto il corridoio più che il salotto. Perché dopo dentro ci sono tutti i coltelli sotto i tavoli. Certo, ma non possono, giustificare più il discorso sulla crisi. Allora, le 20.000 copie in meno di Repubblica paradossalmente indicano proprio questo. Sì, c'è la crisi, ma c'è la mancata risposta alla crisi. Come... Esatto, oh. Ma poi guarda che, come dire, spingendo un po' oltre quello che dice De Benedetti, dice, vabbè, il mio sogno è che Repubblica torni alle origini. E che vuol dire che torni a fare il giornalismo e poi il quel giornalismo, come posso dire, di comodo, non vorrei dire piegato al potere, ma quasi, e questo è il punto, ormai cioè, la nostra stampa verso i cittadini ha perso la credibilità e l'autorevolezza che aveva una volta. Perché ormai il cittadino dice, ormai sono tutti uguali, ognuno tira l'acqua da casa sua, ma non andiamo effettivamente a vedere quelli che sono i problemi reali di un paese e che quindi la stampa dovrebbe stimolare chi ha il potere a che queste cose possano avere delle risposte. E questo è il punto, cioè certo. Manca la qualità sia diciamo così, del giornale stesso, ma anche del contenuto del giornale stesso, e quindi il cittadino dice certo, che cosa lo vado a comprare a fare. Perché Repubblica del 77, lo dico appunto come ex ragazzo del 77, ebbe quell'intuizione lì, cioè ragionò su quale tipo di pubblico si stava affacciando sulla richiesta di informazione, sul mercato della richiesta certo. di informazione, e quindi certo. fece un ragionamento conseguente, individuò due o tre personaggi di punta, tra cui appunto Scalfari, e fece tutta l'operazione che poi sappiamo com'è andata. Allora, senti, io chiuderei qui questo confronto perché tra poco ci colleghiamo con Raniero Casini, però volevo dare una buona notizia, visto, ne approfitto la presenza con o senza fanfara di un membro della segreteria nazionale, mi consente di dare questa notizia. La notizia è questa: sai, il progetto romano, quindi la rete delle edicole, la vittoria del bando laziale, questa rete delle edicole, questo consorzio di 35 edicole e la web radio che lo sosterrà, diciamo così, strutturalmente e politicamente, perché sta diventando una sorta di immagine in città, ha attirato l'attenzione del Comune di Roma. Ieri sono stato al confronto con il sistema biblioteco, la direzione del sistema bibliotecario romano, che ha biblioteche in tutti i municipi, e hanno assunto, ma quando dico assunto, preso, copiato e incollato la parte che riguarda i parchi letterari, che sta appunto nel progetto laziale, quindi lo hanno adottato, e nel progetto di rilancio delle biblioteche ci saranno anche i parchi letterari, quindi ci saranno anche le edicole, che diventano, almeno le 35 che hanno scelto di entrare in questa impresa, che diventano quindi partner di un rilancio culturale della città, con libri, giornali, quello che sarà, ma soprattutto con una perlustrazione culturale del territorio. Questo è il concetto di parco letterario. Sì. La cosa verrà conclusa nei prossimi giorni, ci sarà la convocazione da parte formale da parte della direzione. Hanno scelto il nostro progetto e altri due, quindi immagina, su una città di più di 2,5 milioni di abitanti, con tantissime associazioni, questa rete di biblioteche del sistema bibliotecario romano. E mi sembrava così, ecco, una comunicazione ufficiale da dare, non l'avevo ancora data, e la riunione è stata ieri, quindi ho approfittato della presenza di un segretario nazionale. E questo a dimostrazione che, anche se sto rinnovo dell'accordo, insomma, non è che l'altro giorno abbiamo avuto la riunione e ieri abbiamo l'accordo, cioè c'è, come dice Marchica, c'è da lavorarci, c'è da insomma, da faticare un po' per ottenere qualche cosa, e qualche cosa sia
come dire, in direzione di quello che abbiamo chiesto noi, e non in direzione solo, ma anche nell'atto pratico, è vero, come si dice. Dimostra che comunque ci si sta lavorando sopra per altre vie, altri mezzi per acclarare questo ruolo dell'edicola, che esatto. è solo nel sociale, ma che questo sociale, cioè, siamo un po' strabici, e un occhio guarda anche verso un qualche cosa che possa portare un introito economico diretto, sì. o indiretto, che questo è in attesa che questa menata qua venga risolta. Sì, quella dell'accordo, certo. No, ma voglio dire, certo, a Roma... Una correzione, scusami. Sì, vai. Tu hai detto per due volte, noi stiamo facendo una trattativa e parte padronale ha quell'atteggiamento. Noi dobbiamo stare attenti, cioè gli editori, anche se poi lo sono di fatto, ma non sono i nostri padroni, cioè noi non è che siamo alle dipendenze loro, come può essere un poligrafico, come può essere qualsiasi altro del loro settore. Quindi anche questa cosa che gli editori magari vogliono ribaltare nel ragionamento con la rete di vendita, devono incominciare a capire che la rete di vendita non è un loro sottoposto, ma è il partner che gli consente di poter vendere il prodotto che loro, grazie ai loro dipendenti, riescono a realizzare. Cioè, certo. Questo è un po' il concetto che va rivisto e rivalutato in questo terzo millennio, in un momento di crisi, e quindi dice ok, tutti assieme ci impegniamo per cercare una strada che vada a superare questa crisi. Quindi è più un rapporto che dovrebbe instaurarsi di partnership, come dicono quelli che parlano bene, e non un rapporto padronale e lavoratore. Cioè, questa è giusta precisazione. Se mi sono permesso. No. È un po' una visione diversa. È una sfumatura tutti di questa. Sì, che è importante, che condivido in pieno. Era appunto proprio, esatto, per sottolineare l'atteggiamento. No, ti ho capito, però come dire, ho voluto precisare questa cosa perché io ho capito qual era il tuo intento e qual era la tua sottolineatura, però come dire, ormai io ho una certa età che ho cominciato a dire non do più nulla per scontato. Cioè, diciamo che hai fatto il tuo, hai fatto il sindacalista, guarda. Bravo, esatto, esattamente. Grazie, okay. Grazie Amilcar, grazie a presto, a buona, ciao, giornata. Buona giornata, ciao. Ciao. Thank you.
Bene, allora per il terzo appuntamento dopo Alcide Boni e Amilcare Di Giuni siamo andati a disturbare, è proprio il caso di dire, Raniero Casini, che però, insomma, come al solito ha accettato di buon grado questo intervento a Radio Rete Edicole sul tema appunto dell'accordo nazionale, il confronto che c'è stato il